di no, 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 cioè abbiamo che questo palle di un po'. Per me il sarto è una sorta di maestro per eccellenza, potrebbe essere un grande regista, potrebbe essere un grande pittore, un grande scultore, un maestro di vita. In questo caso mi piaceva però come pretesto raccontare una sartoria, un luogo meraviglioso, un laboratorio, e raccontare soprattutto una donna, un'icona di una donna, la forza di una donna.